per cercare di fare il bene del nostro agire. Allora, piccola considerazione. Io personalmente non sono un ambientalista, sono una persona che ha sempre lavorato in forma costruttiva, in forma obiettiva, quindi non ho pregiudizi di nessun tipo. Io non sono né a favore né contro al discorso del potenziamento della centrale di San Marco. Sempre stato, ma sono abituato a capire quello che si può e si deve fare in un territorio e soprattutto nel mio territorio. Quindi non ho nessun pregiudizio di nessun tipo. Prima cosa, la disposizione è fatta dal sindaco Soli, ha spiegato veramente bene le cose all'inizio dicendo ci è arrivato il progetto a settembre 2008, hanno fatto le considerazioni che hanno fatto così, in tutti i comuni sono arrivati i progetti in questo periodo. Io faccio la considerazione, non voglio fare provocazioni, voglio fare solo un ragionamento a ruota libera ma con logica. Ci sono su quattro comuni, ci sono state elezioni in tre comuni, Verzegni, Scanazzo e Trasanis. In nessun programma elettorale non si è parlato di questo piccolo investimento che viene fatto su questo territorio, che non sono 100 milioni di euro. In nessun programma elettorale. Questo secondo me è una cosa un po' anomala. Allora, per prima cosa, da settembre non si può pretendere che il giorno dopo si incominci a discutere di problemi di questo tipo, magari immediatamente. 14 mesi dopo, oggi siamo 14 mesi dopo, tentiamo di informare la gente su queste problematiche, tentiamo di informare, perché questa riunione qua, queste due riunioni qua sono state fatte da Cavazzo e da Verzenis, c'è stata fatta una a Alessio di Trasanis circa un mese fa. Possibile che non si abbia coinvolto la nostra gente, la nostra popolazione per informare. Se la gente veniva informata in forma corretta, sicuramente non nascevano comitati, non nascevano queste cose, perché l'obiettivo della comunità, l'obiettivo dell'amministratore è quello di cercare di fare il proprio dovere nel migliore dei modi. Io ho fatto solo 22 anni in sindaco, ma non mi sono mai permesso di fare certe cose. Io ho espropriato 136 famiglie per fare l'inserimento produttivo, ma 5 sono stati contrari. Questi 5, in forma pubblica, abbiamo discusso insieme, questi 5 sono stati i primi che hanno voluto vendere il terreno comune e incassare i soldi. Gli altri ci hanno anche regalato il terreno. Per dirvi, c'è una questione anche di metodo, c'è un discorso anche di democrazia. Allora, tutte queste considerazioni per dire, ma dobbiamo sempre discutere, parlare per fare qualsiasi cosa. Si poteva presentare questo progetto in tempi decisi. Ho capito, c'erano le elezioni, ci potevano essere strumentazioni, l'abbiamo capito. Ma io e Franceschino Barazzotti abbiamo organizzato una riunione ad Alesso dopo le elezioni amministrative, il mese di agosto, per iniziare un discorso sereno, un discorso obiettivo, per poter ragionare di quello che poteva succedere in questo progetto. Allora, considerazione numero uno. Invito a... Sì, tre passaggi fondamentali. Allora, io penso che nell'interesse della gente di Verzenis, dell'amministrazione di Verzenis e di Power, non farebbe male invitare tutti i cittadini, non solo di Verzenis, ma a vedere quello che succede se il lago di Verzenis diminuisce dei 9 metri, come concordati, come diceva prima.
questa è una cosa, secondo me, importante, una cosa che chiarisce Sulli definitivamente alle strumentalizzazioni ambientali e tutte queste cose qua. Noi siamo gente pratica, dobbiamo ragionare sulla pratica. Vediamo cosa succede se la priorità in scala è dove metto. Dopodiché, vediamo, diciamo, non è un grande danno, è giusto, ci va bene e tutti saremo d'accordo, se veramente è così. Questo ingegnere lo invito, questa è una cosa secondo me immediata e tagliata testa a tantissime strumentalizzazioni. Il discorso di Cavazzo, un metro, per chi è vissuto sul lago come me, come Dario Iuri e come tanti altri, sappiamo cosa vuol dire un metro su e giù ogni giorno, perché noi l'abbiamo già vissuto nella nostra esperienza. Va bene, questo mi voglio fermare qua per quanto riguarda